In un mondo popolato da oltre 7 miliardi di persone alle prese con crisi energetiche e cambiamento climatico, a dominare le politiche industriali in ogni settore è il concetto di sostenibilità. Quella ambientale è l'obiettivo imprescindibile delle aziende, anche di quelle apparentemente meno green. Una cementeria, per esempio, può essere considerata sostenibile? La risposta è sì, se la produzione del cemento viene realizzata attraverso processi più attenti all'ambiente. In Europa diversi paesi da tempo sostituiscono i prodotti petroliferi con i cosiddetti CSS, combustibili solidi secondari. Si ricavano dalla lavorazione dei rifiuti non pericolosi, sia urbani sia speciali, che non è possibile riciclare e neppure riutilizzare. Un'alternativa meno inquinante rispetto alle fonti fossili tradizionali, ma in Italia la sostituzione dei prodotti petroliferi con i CSS è limitata al 22%, nel resto d'Europa la media è del 52%, con paesi che arrivano oltre il 70%. Presidente Quagliolo, intanto cominciamo con una definizione. Che cos'è il CSS e qual è il ruolo che ha nel ciclo dei rifiuti? Allora, il CSS è un, l'acronimo lo dice, è combustibile solido secondario. Il CSS praticamente è un combustibile che viene ottenuto dalle frazioni non riciclabili degli imballaggi in plastica e delle frazioni estranee della raccolta differenziata, e nelle quali però è anche presente in una percentuale che è più o meno del 20% altre frazioni che vengono chiamate frazioni biogeniche e che sono sostanzialmente altre filiere, altri materiali tipo legno, carta soprattutto, ma in alcuni casi addirittura vengono utilizzati anche i fanghi essiccati dei depuratori. Questo prodotto, questo CSS, può venire utilizzato negli impianti tipo i cementifici in sostituzione di altre forme di combustibili, e sicuramente ha delle qualità che ne consigliano altamente l'utilizzo, perché si riducono le emissioni. Non siamo costretti a importare altre fonti energetiche dall'estero e soprattutto chiudiamo anche con un'operazione di economia circolare, il cosiddetto ciclo integrato dei rifiuti, perché parliamo comunque sempre di frazioni di imballaggi in plastica non riciclabili, che sono sostanzialmente costituite da quegli imballaggi che prevedono l'utilizzo di più polimeri accoppiati tra di loro. Ma quindi questa tecnologia può interferire con il sistema di riciclo delle plastiche, cioè ne può ridurre l'efficacia, per esempio? Ma assolutamente no, perché non dimentichiamoci mai che viene sempre seguita la gerarchia dei rifiuti, che è stabilita anche dall'Unione Europea, in base alla quale c'è prima la prevenzione, poi il riuso, poi il riciclo, per cui il riciclo meccanico. Tutto quello che non si riesce a riciclare meccanicamente poi deve trovare comunque un'altra sua fonte di utilizzo, perché non dimentichiamo mai che noi dobbiamo evitare nella maniera più possibile l'utilizzo delle discariche, per cui mandare questi imballaggi non riciclabili a termovalorizzazione, come possiamo definire anche l'utilizzo in cementificio, è sicuramente una chiusura del cerchio, per cui oltre ad avere un vantaggio ambientale chiudiamo anche il ciclo dei rifiuti, ma questo non ha assolutamente nessun impatto sul riciclo meccanico, che ha una sua strada, che ha una sua logica, che ha tutto un suo canale, che non viene assolutamente intaccato da questa attività. Chiaro. Questa è un'attività collaterale. Oh, voglio coinvolgere anche il presidente Ronchi, che invece è collegato con noi, per chiedere dal suo punto di vista perché dovremmo incentivare proprio l'utilizzo dei CSS in cementeria. Buonasera a tutti. Il combustibile solido secondario derivato dai rifiuti, diciamo, è di due tipi.
quello che rimane rifiuto speciale e quindi viene utilizzato in cementifici che sono autorizzati alla gestione dei rifiuti, quindi devono avere certe garanzie ambientali sull'utilizzo di questo tipo di rifiuto. Oppure può essere un combustibile che risponde alle caratteristiche di un decreto addirittura del 2013 per il quale il cementificio deve essere autorizzato al coincenerimento e il combustibile CSS, combustibile quindi non più rifiuto, ha determinate caratteristiche controllate. In particolare in questo secondo caso, che ormai stiamo utilizzando dal 2013, abbiamo maggiore controllo sulla qualità dei rifiuti che vengono immessi nella produzione di questo combustibile e maggiori controlli anche sulle emissioni che conseguono. Inoltre disponiamo ormai di un'esperienza pluriennale di utilizzo di questo CSS combustibile che ci consente di dire con abbastanza tranquillità che non abbiamo riscontrato dei casi di impatti, diciamo, significativi. Ovviamente il vantaggio dipende sempre dal combustibile che viene sostituito. In particolare il vantaggio è maggiore se si sostituisce il petcock, il cosiddetto combustibile pesante, che è un combustibile che comporta notevoli emissioni e notevoli impatti, e il risparmio di emissioni sia in particolare nella emissione di CO2, anche se non è totale, perché anche nel CSS c'è una quota di plastiche che derivano dai fossili, però c'è, può essere una riduzione significativa di anidride carbonica. Ingegner Calieri, vengo da lei. E dunque, come detto, i CSS possono contribuire alla riduzione, no, delle emissioni di CO2, ma come detto in Italia li utilizziamo poco, quindi il grosso della produzione passa attraverso l'uso del petcock. Ecco, questo può essere un freno per la decarbonizzazione del settore del cemento? Sì, assolutamente lo è ed è un vero peccato, perché una delle chiavi della decarbonizzazione nel nostro settore passa proprio attraverso l'utilizzo dei combustibili alternativi. Combustibili alternativi che rappresentano l'opportunità di ridurre di circa il 10% le emissioni di CO2 del nostro settore. E questo perché grazie al contributo, al contenuto di biomasse dei CSS, noi saremmo in grado quindi di apportare una grossa riduzione e in questo processo molto importante che si estenderà da qui al 2050, dove abbiamo appunto l'impegno di raggiungere la neutralità carbonica di settore, e quindi una delle chiavi è appunto questa. Noi ci auguriamo veramente che tutto questo possa cambiare, perché utilizzare il 22% in Italia, come è già stato detto, contro una media europea del 52%, con alcuni stati più virtuosi che arrivano anche al 70%, è un vero peccato, perché la vediamo come una grande perdita di opportunità, ma a questo punto è anche una vera e propria necessità. Peraltro sostituiamo il petcock, che è un combustibile di natura fossile, quindi non rinnovabile, che arriva di norma, almeno per noi, dal Golfo del Messico, quindi lunghi tragitti, ulteriori emissioni. Non abbiamo preoccupazione nel senso delle emissioni, perché sì, è vero, un'emissione di CO2 maggiore rispetto ai combustibili CSS, ma in termini di emissioni globali il petcock è assolutamente all'interno delle normative e di legge, perché tutti gli impianti in Italia sono assolutamente tracciati da tutte le aziende regionali per l'ambiente, e quindi non ci sono preoccupazioni in quel senso. Ecco, l'unica cosa è la perdita di opportunità di poter ridurre le emissioni di CO2. Certo, ecco, però a questo punto è proprio interessante capire perché, magari torno proprio dal presidente Ronchi, perché presidente l'Italia è così indietro rispetto all'uso dei CSS diciamo nel confronto con molti altri paesi europei? Beh, così indietro dipende, perché dal punto di vista della gestione dei rifiuti non siamo indietro. Nella gestione dei rifiuti speciali, quelli di origine industriale, siamo fra i leader europei, perché siamo quelli che ricicliamo di più, smaltiamo poco in discarica e inceneriamo anche poco, però il riferimento della best practice europea è il riciclo. Per quanto riguarda i rifiuti urbani siamo in posizione buona ma intermedia, nel senso che in discarica più o meno mettiamo il 20% come la media europea, ricicliamo un po' più di materie, facciamo più compostaggio e abbiamo un po' meno di incenerimento.
La media europea era intorno al 27, noi siamo intorno al 23. E per quanto riguarda invece l'utilizzo del combustibile da rifiuti, in particolare del combustibile non rifiuto, abbiamo avuto un adeguamento normativo lento, l'applicazione di quella che a livello europeo si chiama end of waste con un po' di ritardo, non tanto normativo perché il DM numero 22 del 2013, ma nella sua applicazione regionale. Adesso finalmente stiamo arrivando, diciamo, dopo un chiarimento che è intervenuto l'anno scorso sulle modifiche non sostanziali degli impianti che impiegano il CSS combustibile, anche da parte delle ARPA regionali, diciamo, c'è una migliore applicazione. Come si fa questa migliore applicazione? Riconoscendo che non c'è una modifica sostanziale, quindi non c'è da rifare l'autorizzazione ambientale integrata, ma si controlla un po' di più la composizione del CSS combustibile e si migliora il monitoraggio delle emissioni e quindi si accerta che non ci siano quindi significativi impatti per la salute e per l'ambiente. Ecco, ingegner Calieri, allora torno da lei perché la domanda è: ma effettivamente la semplificazione di questi iter autorizzativi ha poi realmente agevolato l'impiego dell'utilizzo del CSS in Italia? Questa semplificazione risale a metà del 2021, quando è stato approvato un emendamento al decreto aiuti, dove sostanzialmente si è dichiarato che l'utilizzo del CSS rappresenta modifica non sostanziale dell'AIA della via degli stabilimenti. E tutto questo, fin qui tutto bene, fino a quando però non è stata anche inserita una ulteriore frase che diceva: fatto salvo posizioni o opinioni differenti delle autorità locali. Quindi se da un lato abbiamo aperto una porta, all'altro l'abbiamo anche immediatamente chiusa, perché sostanzialmente non abbiamo ancora una volta chiarezza tra ciò che si può fare e ciò che non si può fare, ma abbiamo lasciato alle interpretazioni locali delle autorità locali se una cosa può essere o non essere. Questo crea paradossalmente anche delle disparità di trattamento a livello regionale, se non a livello provinciale, e questo sinceramente è un po' così, è quantomeno anomalo, perché appunto si continua a agire con una normativa, una legislazione che non è applicata in modo coerente su tutto il territorio nazionale, ma ci sono delle aree dove vengono incentivati gli utilizzi dei CSS, vengono incoraggiati, mentre le aree che invece agiscono con dei no a priori, e questo chiaramente crea forti contraddizioni di cui non riusciamo sinceramente a capirne la ragione. Quindi insomma si procede a macchia di leopardo anche su questo in Italia. E insomma, cemento, decarbonizzazione, ma vado alla Novisma Energia, presente da Barelli, ci mancava anche la crisi energetica, perché insomma quando parliamo di cemento parliamo anche di un, diciamo, importante impiego di energia. Io insomma ho raccolto un po' di dati, la produzione di cemento necessita di grandi quantità e l'energia rappresenta più del 50% dei costi di produzione, che sono in salita, e all'aumento hanno contribuito anche il prezzo del petcoke e il valore di diritti di emissione di CO2. Ecco, questo per chiederle: in che contesto si stanno muovendo oggi le imprese energivore, in particolare quelle del cemento, secondo lei? Stanno cercando di accelerare quello che hanno fatto per decenni, cioè quello di risparmiare energia. Quando uno paga molto l'energia cerca di consumarne meno, facendo efficienza energetica. Ci sono delle disposizioni europee che non hanno riscontro da nessun'altra parte nel mondo, in particolare nei nostri paesi vicini. Una di queste riguarda il commercio dei permessi di emissione, cioè il prezzo della CO2, che è stato addirittura 90 euro per tonnellata, adesso è sceso un po', ma per dare l'ordine di grandezza, in Cina pagano meno di 10 euro per tonnellata di CO2. Pertanto ci sono molte pressioni per fare più efficienza, per usare meno energia, e questo del CSS è una forma di efficientamento del consumo. Quindi possiamo dire che CSS rappresentano almeno in parte una soluzione, almeno per la decarbonizzazione? Sì, certamente, perché noi, come è stato detto prima, buttiamo in discarica ancora qualcosa come almeno 3-4 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio in energia, e questo equivale a quasi 4 miliardi di metri cubi di gas, quello che ci sta creando tanti problemi in Europa e in Italia. Pertanto il CSS è una forma di recupero sostenibile, se vogliamo,
usare questo termine, per evitare di buttare via dell'energia che noi stiamo pagando a dei prezzi straordinariamente alti, perché l'ordine di grandezza adesso questi prezzi è almeno 200-300 euro per tonnellata di questo CSS che è pieno di energia. Quindi CSS per la decarbonizzazione, ma CSS, ingegner Calieri, lo chiedo anche a lei, potrebbero essere in parte anche una soluzione per affrontare questa crisi energetica? Sì, assolutamente sì. Io direi che noi parlavamo di CSS 2 anni fa, l'anno scorso, per questioni di decarbonizzazione, per supportare appunto questo grande cammino che noi abbiamo, il nostro settore ha di fronte alla decarbonizzazione. Ma CSS anche e soprattutto per ovviamente virtuosità nell'economia circolare, che è veramente, come è già stato detto, appunto la possibilità di ridurre enormemente i quantitativi di materiale di scarica, ma ultimo ma non ultimo al momento effettivamente la possibilità di dare anche un supporto in momenti come questo alla bolletta energetica, che chiaramente sta ormai esplodendo. E noi pensiamo appunto al fatto che il nostro petco, che è aumentato più di 3 volte in termini di costi, se lei pensa che i nostri costi di settore sono nell'ordine di 200 milioni di euro l'anno spesi di petco, che se noi potessimo risparmiarne con un utilizzo al 60%, come potremmo tranquillamente fare, noi stimiamo che potremmo risparmiare 120-130 milioni di euro con solo benefici, effetti benefici sull'utilizzatore finale, quindi sui nostri clienti e su tutti coloro che utilizzano i nostri prodotti. Peraltro ricordiamo, non stiamo parlando di una tecnologia nuova che non c'è, è una tecnologia che c'è e che viene già impiegata, corretto? Assolutamente, ormai è da tantissimi anni è in giro per il mondo, esistono fabbriche che in tante nazioni, anche in paesi emergenti, utilizzano combustibili solidi secondari di diverse svariate natura, quindi non è un qualcosa inventato ora o l'anno scorso per la necessità della crisi energetica, è un qualcosa ben consolidato di cui è ben nota la tecnologia, ed è un qualcosa che ovunque la si usi nel mondo, la stessa tecnologia, stesse emissioni, stesse caratteristiche, quindi non c'è nulla da inventare, nulla di cui aver paura, ecco, è tutto ben chiaro nella letteratura di settore. Ecco, non bisogna aver paura. Presidente Quaiolo, intanto le chiedo quali sono le potenzialità, insomma, di questi combustibili, e a proposito della paura di cui adesso parlava l'ingegner Calieri, come si fa a rassicurare i cittadini in merito a questa tecnologia, agli impatti di questa tecnologia? Beh, innanzitutto dobbiamo dire che questo CSS è estremamente controllato. Bisognerebbe anche informare tutti la popolazione, soprattutto questi comitati che si oppongono all'utilizzo di questo materiale, su quali sono le buone pratiche che vengono oggi messe in campo per evitare appunto che ci siano dispersioni nell'atmosfera o inquinamento atmosferico, che assolutamente non c'è. C'è stato fatto uno studio al Politecnico di Milano nel quale si è evidenziato che dove si utilizza questo combustibile la qualità dell'aria è esattamente in linea con tutte le altre aree nelle quali non si utilizza, per cui non dà assolutamente nessun tipo di inquinamento atmosferico. Si produce attraverso un processo controllato, vengono eliminate le sostanze che possono creare problemi, gli impianti comunque sono dotati di filtri, per cui è tutto estremamente sotto controllo e è fatto secondo le logiche di salvaguardia ambientale che oggi sono assolutamente imprescindibili, anche le emissioni sono tutte controllate, per cui è una paura assolutamente che non ha nessun fondamento su cui basarsi. E soprattutto non dimentichiamo mai, lo ripeto una volta di più, che andiamo a sostituire il petcock, che sicuramente non è un combustibile ecologico, anzi meglio il CSS, insomma, 100 volte meglio il CSS. Per quello che riguarda le potenzialità, beh, insomma, lei tenga conto che noi oggi come oggi abbiamo una disponibilità di Plasmix che è circa di 600.000 tonnellate all'anno. Consideri che il CSS, il Plasmix è più o meno presente all'80% nel CSS, come dicevo prima, era perché è mescolato con delle frazioni biogeniche che tra l'altro, è giusto sottolineare, sono carbon neutral, per cui contribuiscono all'abbattimento delle emissioni, per cui si fa presto, diciamo che oggi come oggi siamo circa a una potenzialità di circa 1 milione di tonnellate. Ecco, restiamo un po' sui numeri, guardando ai costi, Presidente Tabarelli, ai costi energetici e ambientali, le chiedo come incidono sull'economia nazionale e sul raggiungimento anche degli obiettivi europei in tema di decarbonizzazione. Allora, noi quest'anno avremo che un anno devastante, una crisi energetica storica, arriviamo ad un
deficit energetico dell'ordine di 120 miliardi, un 6% del PIL, che è esattamente lo stesso livello del 1973, questo ci aiuta a ridurre la dipendenza dall'estero, a migliorare l'ambiente e la competitività delle nostre imprese, del nostro cemento, perché è questo, perché negli Stati Uniti o in Cina o in Turchia pagano l'energia un decimo di quello che paghiamo noi, stando larghi. Pertanto questo aiuta tutto, insomma, perché le politiche energetiche vanno su tre pilastri: ambiente, prezzi e sicurezza, e questo è uno strumento per fare tutte e tre le cose contemporaneamente. Cosa tra le mani? Io ho un po' di CSS, perché è molto semplice il CSS, è quello che troviamo normalmente nel cestino a scuola o nell'ufficio, quello che non può essere riciclato, che è stato riciclato anche tante volte, se non è altro che dei pezzi di carta, di stoffa, magari qualche pezzettino di legno, cioè non fa niente ed è una cosa che brucia benissimo. Qua vedo anche addirittura un pezzo di una carta di una caramella famosa a marchio, ed è un peccato, ecco, l'Italia è sempre stato un paese che ha avuto scarsità di energia, fra l'altro i cementieri oppure anche altre industrie che fanno il riciclo hanno sempre utilizzato gli scarti, è fatto un'economia circolare di tanti anni fa quando c'erano i nostri nonni, e vedere questo che va in discarica è un delitto economico. Anche perché lo ricordiamo mentre lo facciamo vedere, quello è un rifiuto, non più rifiuto. O meglio, è un rifiuto che però non ha più il valore di un rifiuto. Può essere no waste se segue una certa direttiva. E rimane rifiuto se non diventa un end of waste, certo, seguendo un'altra strada. Però se si fanno le cose, lei tenga conto che noi come Corepa addirittura abbiamo fatto l'autorizzazione, la pratica di autorizzazione REACH, che è quella certificazione europea proprio per le sostanze chimiche, che ti aiuta a ottenere lo status di end of waste, cioè di prodotto invece che di rifiuto. Però devi andare in un certo canale per fare quello, come diceva prima il presidente Ronchi. Se non segui quella linea, se non adempi a determinate procedure, allora rimani comunque un rifiuto. Però si può avere il CSS end of waste. Certo, assolutamente. Ingegner Calieri, velocissimamente, prima di chiudere, obiettivi. Guardando l'industria del cemento, CSS, quanto se ne potrebbe utilizzare di più per raggiungere quali obiettivi? Ripeto, noi abbiamo sviluppato uno studio nel 2021 come associazione che mostra chiaramente che tra le varie aree di lavoro per la decarbonizzazione del settore abbiamo circa un 10% che risiede nell'utilizzo di combustibili solidi secondari, quindi CSS. Questo è il nostro obiettivo quindi di portare il nostro fattore di utilizzo da circa un 20% a allinearlo alla media europea al 50-60%, perché non vediamo limiti, abbiamo tutte le tecnologie in atto, abbiamo tutto in ordine per poter raggiungere questo obiettivo. Non ci dovrebbero essere limitazioni di natura burocratica, ci dovrebbero essere dei processi e direi fast track, cioè delle corsie preferenziali. Io mi auguro veramente che col nuovo governo ci sia la possibilità di instaurare immediatamente un dialogo ancora più rapido per il futuro, perché questa è veramente un'urgenza appunto energetica, certo, per il paese, e una grande opportunità per il nostro settore, grazie, che ha grandi rischi. Grazie a tutti.